ascoltatori di Radio Science e benvenuti per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi come sempre Antonella Intrenò e Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale Rosario Morello da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di Pianeta OggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, un saluto circolare a tutti e agli ascoltatori. E salutiamo naturalmente dando il benvenuto ai nostri ospiti Giorgio Bongiovanni, direttore di antimafia2000.com. Ciao Giorgio, grazie. Ciao, Giorgio. Per essere con noi. Buonasera, vi sento un po' piano a te Antonella e al dottore, mentre sento più forte gli altri, non so perché. È colpa del nostro microfono Giorgio, cercheremo di alzare di più la voce. Va bene, va bene. Ok. E salutiamo Luana De Francisco, giornalista e coautrice del libro Mafia a Nord-Est, giornalista del Messaggero Veneto. Ciao Luana, benvenuta. Buonasera Luana. Sì, buonasera a voi, buonasera. Anch'io vi sento un po' lontani, ma facciamo ci sforziamo di ascoltarci e di parlare. Faremo il possibile. Allora, passiamo rapidamente la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e poi subito in studio con Giorgio Bongiovanni. Prego Massimo. Sì, grazie. Prendiamo dunque la linea da Venezia, da PianetaOggiTV.net, nonché anche Radio Favaro Veneto online del circuito Radio Science, per degli aggiornamenti brevissimi, perché vedo che avete degli ospiti molto importanti. Innanzitutto una notizia di servizio: da questa sera il nostro settimanale Pianeta Oggi Report va in onda su scala seminazionale tramite l'emittente Prima Free di Rovigo. Partiamo con le notizie. L'attenzione puntata sugli Stati Uniti. Obama dice: ho chiamato Donald Trump alle 3:30 del mattino e mi sono congratulato con lui. Queste le parole del presidente degli USA Obama in un discorso alla Casa Bianca. Siamo prima di tutto americani e patrioti, ha detto complimentandosi con Trump per l'appello all'unità. La transizione sia pacifica e di successo, ora dobbiamo fare il tifo per Trump e il suo monito, poi il pensiero alla Clinton. Sono orgoglioso di Hillary e della sua campagna. La sua candidatura è stata storica, non poteva essere un segreto di Stato migliore. Non poteva essere un segretario di Stato migliore. Poi abbiamo Berlusconi, cerco di correre un attimo. Dunque Trump: al presidente Trump i miei auguri, sono sempre stato e sarò sempre il più leale alleato degli USA in Europa. Così in una nota il leader di Forza Italia Berlusconi. Poi prosegue, dice: sono convinto, scrive, che il presidente scelto dal popolo americano potrà garantire con autorevolezza ed equilibrio il difficile ruolo degli USA come paese guida del mondo libero nell'ambito dei complessi e delicati equilibri mondiali. Di fronte alle sfide del XXI secolo, ai pericoli per pace e sicurezza, gli USA sono punto di riferimento per tutti gli uomini e i paesi liberi. Così dunque Berlusconi. Vi segnalo sulla nostra testata pianetaoggitv.net uno speciale elezioni USA in collaborazione con Pandora TV. Prima dunque di ridarvi la linea, un complimento per una intervista che ho letto poco fa, un'intervista fatta a Giorgio Bongiovanni, redatta e scritta da Sandra De Marco. Un complimento quindi a Sandra per questa intervista molto interessante, molto importante. Alle 22:09 vi restituisco la linea. È tutto per il momento da Venezia. Noi ci sentiamo al termine alle 23:05 per gli ultimi aggiornamenti, sempre che ci siano. A voi. Grazie Massimo Bonella. Torniamo subito nel nostro studio virtuale con te Giorgio, per commentare la notizia che è giunta lunedì circa il rifiuto del PM di Matteo, rifiuto tra l'altro avvolto ancora una volta dal più assordante dei silenzi, circa il suo trasferimento extra ordinem alla procura, alla DNA di Roma.
trasferimento che era stato proposto proprio a causa delle intercettazioni che lo vedevano ancora una volta oggetto delle minacce della mafia, minacce fatte dalla voce di Totò Riina e avallate da Matteo Messina Denaro. Questa proposta è stata rifiutata, Giorgio. Che valenza ha il rifiuto netto del dottor Di Matteo, quindi la sua volontà di rimanere a Palermo? Ma noi abbiamo seguito attentamente queste vicende che riguardano il dottore Nino Di Matteo e abbiamo scritto la notizia del suo rifiuto immediatamente appena c'è stata la sua prima dichiarazione alle agenzie. E noi abbiamo analizzato, abbiamo scritto degli editoriali con Lorenzo Baldo, Saverio Lodato, Aaron Pettinari, dove noi diciamo, secondo ovviamente analisi dal nostro punto di vista, ma che ci accomunano alla linea editoriale di Antimafia 2000, noi pensiamo che il dottor Di Matteo ancora una volta ha dimostrato il suo coraggio, la dignità prima del magistrato dell'uomo, ma poi anche della professione di magistrato, dell'uomo delle istituzioni, e anche credo abbiamo percepito una scelta di cuore. Ha detto bene il dottore Di Matteo quando ha sciogliendo la riserva di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura che lo attendeva, attendeva una sua risposta, una sua scelta, quando ai consiglieri Di Matteo ha detto: non posso andarmene da Palermo perché questa sarebbe una dichiarazione di resa, sottinteso alla stessa mafia che lo vuole morto, e non solo la mafia lo vuole morto. E quindi rimango a Palermo, non perché non desidera Di Matteo andare alla Direzione Nazionale Antimafia, quando già precedentemente aveva fatto domande 2 volte al concorso, partecipando al concorso, respinto 2 volte, non certamente per mancanza di professionalità, perché aveva tutti i numeri di Matteo, la carriera, gli anni di carriera, la preparazione che un giudice antimafia che ha lavorato a Caltanissetta e a Palermo per oltre 20 anni, aggiudicandosi, vincendo tra virgolette, dei processi contro la mafia, chiedendo e ottenendo ergastoli alla cupola mafiosa, strage di Via D'Amelio, strage Chinnici, mafia e politica, processo Cuffaro e tanti e tanti altri. È stato respinto 2 volte, adesso il Consiglio Superiore della Magistratura finalmente si dà un torpore, da un sonno maledetto, e lo chiama finalmente sotto input del Presidente della Repubblica e del Vicepresidente Legnini, perché il Consiglio Superiore della Magistratura finalmente riceve dal procuratore di Palermo, Franco Lo Voi, una lettera, una segnalazione importante, che il procuratore, preoccupato per il suo sostituto, scrive al CSM perché la Procura di Palermo, magistrati della Procura di Palermo, attraverso intercettazioni importanti, captano la voce di un boss mafioso di Palermo Centro, il quale, non sapendo appunto di essere intercettato, credo in un'auto, telefona alla suocera, alla madre della moglie, rimproverandola con molto, forza, con molto astio, dicendo alla signora: ma che stai facendo? Sei matta? Porti la mia bambina. Quindi la nonna portava la figlia del boss a un noto circolo tennis di Palermo, dove c'era credo una festa scolastica, e
e dice a lei: questa è l'ultima intercettazione che noi conosciamo, non so se ci sono altre recenti. E il boss dice: ma perché porti la mia bambina là? Lo sai che lì ci va Di Matteo, il giudice, che devono ammazzare, io so che lo devono ammazzare sicuro. Quindi questo allarma la procura di Palermo, il suo capo, il CSM, convoca Di Matteo e gli dice: noi, mi sentite, vero? Sì, sì, Giorgio, vai. Noi, dice, noi le proponiamo il trasferimento immediato ex ordinem, quindi si muove il Presidente della Repubblica che acconsente questo ordinanza, pseudo ordinanza del Consiglio Superiore della Magistratura, fuori regole, perché ogni scelta che il Consiglio Superiore della Magistratura deve fare sui magistrati solo per amministrazione non entra mai nel merito delle indagini dei magistrati, e quindi spostamenti, premi, bocciature, sanzioni disciplinari e quant'altro, stipendi eccetera, e quindi esce fuori dalle regole e chiede al magistrato, senza nessun concorso, data l'eccezionalità appunto della sicurezza personale del magistrato, di trasferirlo alla Direzione Nazionale Antimafia. Il magistrato ci pensa, il 7 novembre dice: no, grazie, rimango a Palermo, io certo che parteciperò a concorsi per quanto riguarda la Direzione Nazionale Antimafia, però vorrei entrare per merito e non per emergenza. E secondo noi ha fatto una grande scelta, meritevole un plauso dei cittadini al magistrato. Non lo so come la pensa il Consiglio Superiore della Magistratura, una sua portavoce ha dichiarato che sono ancora preoccupati, che stanno insistendo su Di Matteo perché cambi idea, ma ormai credo che Di Matteo ha deciso. Ora sappiamo, ancora non abbiamo la conferma dal dottore Di Matteo, non ha confermato né smentito, ma sappiamo che ha proposto domanda al CSM nel concorso di gennaio per sostituto procuratore nazionale antimafia, quindi lì speriamo che il Consiglio Superiore della Magistratura, come lo vuole promuovere per ragioni di sicurezza, lo promuova per meriti. Ora c'è un problema politico per il Consiglio Superiore della Magistratura, politico tra virgolette: se dovesse promuovere per merito, cioè tramite concorso, il dottore Di Matteo alla Direzione Nazionale Antimafia, significa riconoscere, soprattutto negli ultimi anni, i meriti che il dottore Di Matteo sta portando avanti. E il merito più importante, cioè l'indagine più importante, il processo più importante che ha nelle mani adesso il dottore Di Matteo insieme a altri magistrati del pool cosiddetto trattativa mafia, del pool cosiddetto indagine sulla trattativa mafia Stato e processo, è lo stesso processo, significherebbe riconoscere in qualche modo che questo processo è, e questa indagine è seria, vera, veritiera. Quindi noi non sappiamo se il Consiglio Superiore della Magistratura, nella sua ipocrisia farisaica, come ha dimostrato tra l'altro anche ai tempi di Falcone e Borsellino, bocciando su tutto Falcone, praticamente Falcone l'unico merito che ebbe dal Consiglio Superiore della Magistratura fu quello di essere promosso a procuratore aggiunto e basta, fu bocciato come consigliere istruttore, cioè doveva diventare il capo dell'ufficio istruzione e quindi la lotta a Cosa Nostra forse non ci sarebbe stata più oggi. È stato bocciato come procuratore nazionale antimafia, non ebbero il tempo nemmeno di eleggerlo perché fu ucciso. Fu bocciato come membro, si candidò come consigliere al Consiglio Superiore della Magistratura e fu bocciato dai magistrati, e fu bocciato come alto commissario per la lotta alla mafia Giovanni Falcone. Giovanni Falcone è stato bocciato sempre
tranne una volta sola. Quindi la magistratura ha più colpe di ogni altro, più della mafia, quando ai propri valorosi funzionari non riconosce i meriti e non dà la possibilità di andare avanti. Io l'ho sempre chiamato un sinedrio come ai tempi di Gesù Cristo, ipocriti e politicizzati. Questa volta abbiamo visto uno spiraglio di luce quando il Consiglio Superiore della Magistratura convoca Di Matteo e lo vuole trasferire, ma che lo promuova nel merito. Sarebbe una grande apertura finalmente di questa istituzione importante, giusta, e che speriamo non tocchino modificando la Costituzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo importantissimo, indispensabile come l'aria, come l'acqua nel nostro paese. Purtroppo spesso è formato da magistrati legati a delle correnti assurde, a delle correnti da prime donne, e quindi, siccome Nino Di Matteo non è legato, non è iscritto a nessuna corrente, fa il magistrato e basta. Strati non lo sopportano. E quindi ecco lo stato dei fatti è questo. Aspettiamo a gennaio se il dottore Di Matteo, secondo il Consiglio del Superiore della Magistratura, merita questa giusta posizione alla Direzione Nazionale Antimafia, e quindi noi seguiremo, come sempre seguiamo con Antimafia 2000, questi fatti e cerchiamo di dire la verità alla gente. Prego. Eppure Giorgio, questo tentativo di discredito ulteriore nei confronti del dottor Di Matteo c'è stato ancora una volta quando è stato accusato di una certa aderenza politica, avendo dichiarato durante la manifestazione che c'è stata a Palermo il 21 ottobre la sua fedeltà alla Costituzione. Ha dichiarato di aver giurato su di essa e quindi di essere alla stessa fedele. Il suo discorso è stato identificato come un manifesto politico, quindi è stato l'ennesimo tentativo di discredito, l'ennesimo tentativo di togliergli quella imparzialità che è indispensabile per un magistrato. Ma chi ha detto questo è un cialtrone, credo, o uno stupido. Cialtrone se lo fa apposta stupido, se ha il cervello da gallina, perché un magistrato, qualsiasi esso sia, in quel caso è stato Di Matteo, ma poteva essere un magistrato ordinario, aveva il dovere di fare quelle dichiarazioni. Io vorrei che 9.000 magistrati attualmente in carica in Italia si rivoltassero contro Renzi, perché Renzi vuole riformare la Costituzione. I magistrati, non so se gli ascoltatori lo sanno, cercherò di spiegarlo, quando vengono diciamo viene data loro la carica di magistrato ufficialmente, giurano sulla Costituzione. Io giuro sulla Costituzione di fare il magistrato, essere fedele all'istituzione dello Stato. Quindi quando un magistrato giura con la mano destra sul libro della Costituzione di fronte, credo, al presidente della Corte Suprema dei giudici, sta giurando su un trattato, la nostra Costituzione, scritto con degli articoli ben precisi. Se poi arriva un disgraziato presidente del Consiglio che vuole modificare quegli articoli, io credo che tutti i 9.000 magistrati dovrebbero scioperare ad oltranza, più che scioperare, magari forse è un termine inesatto, mobilitarsi. Di Matteo ha espresso la sua opinione, ha detto: io ho giurato sulla Costituzione e questa riforma della Costituzione viola il mio giuramento. Lo dovrebbero ripetere altri magistrati che non hanno il coraggio di farlo. Non so il perché, o forse lo so, ma è meglio che me lo tengo per me.
Ecco, Giorgio, non solo, ma inserendoci nella considerazione che facevi prima, cioè quella di un condizionamento politico, io credo che sia anche deleterio per dei professionisti come loro sono, mostrare tanta dipendenza dal condizionamento dal mondo politico, visto che lottano ogni giorno per... Pronto? Giorgio, mi senti? Mi senti, Giorgio? Sì, adesso... Mi senti? Sì, adesso voi? Stavo dicendo... Pronto? Pronto? Mi senti, Giorgio? Mi sentite? Sì, noi sì. Tu ci senti? Bene, sì. Stavo dicendo, è una classe, diciamo, di professionisti che lottano quotidianamente per ottenere l'indipendenza dal mondo politico, mi sembra molto strano che assumano un atteggiamento come questo, che dichiaratamente fa riferimento ad una dipendenza invece politica, cioè un atteggiamento che segue i diktat di una politica che non dovrebbe appartenere loro. Non so se mi sono fatto capire, Giorgio? Sì, sì, io ho un'opinione. Mi sentite? Sì. Ma io ho un'opinione sulla magistratura. Per me, io genericamente provo un'autentica devozione. Per me sono i sacerdoti della giustizia. Ma così come ho un'autentica devozione a livello generale, perché rappresentano la giustizia nel nostro paese e dovrebbero rappresentare e difendere i deboli e la legge che è uguale per tutti. Mi sentite? Sì, sì, sì. In questi quasi 20 anni di militanza antimafia con il mio giornale ho scoperto che la maggior parte dei magistrati sono molto deluso, lascia desiderare, mentre un pugno di magistrati, e Di Matteo lo avete nominato prima, ma anche molti altri, su 9.000 non oso dire che 8.000 sono, mi deludono, ma c'è una grande corrente della magistratura che è deludente, e c'è una parte della magistratura che è valorosa, che rappresenta veramente la legge. Guarda caso, quei magistrati che non guardano in faccia a nessuno, con inchieste sulla corruzione, sulla mafia politica, sulle tangenti, sulla grande corruzione politica, eccetera, eccetera, sulle stragi, sono quelli che la stessa magistratura ostacola, gli stessi vertici della magistratura ostacolano. No, a memoria d'uomo non ricordo un magistrato valoroso che è rimasto in vita come Giancarlo Caselli, o che hanno ucciso come Falcone e Borsellino, appoggiato dai vertici della magistratura. Falcone e Borsellino furono ostacolati soprattutto dalla magistratura. Caselli, che è ancora vivo, meno male, fecero addirittura una legge contro Giancarlo Caselli, contro un solo magistrato, solo perché voleva presentarsi alla Procura Nazionale Antimafia. Il Parlamento, il Senato e il Parlamento fecero una legge contro di lui. Mai in 150 anni di storia. E il Consiglio Superiore della Magistratura, ipocrita, collaborò con il Parlamento per non fare eleggere Giancarlo Caselli alla Procura Nazionale Antimafia. Quindi, caro dottore, i magistrati a volte sono politicizzati, spesso pensano alla propria carriera e sono egoisti e materialisti nel senso lato della parola. Meno male che abbiamo magistrati che rischiano la vita, che lottano per una libertà e democrazia nel nostro paese, e quelli sono i nostri eroi, e grazie a quelli ancora io personalmente, parlo per me, ho una venerazione per la magistratura. Ma quando questi magistrati non ce ne saranno più,
Allora, andrò in esilio in un altro paese. Credo che avrai un bel seguito, Giorgio, perché Di Matteo e tutti quegli altri magistrati che come lui lavorano per la giustizia sono rimasti ormai i nostri unici riferimenti. Ma non so quanto tempo tu hai ancora. 5-10 minuti ancora. Ecco, Luana, vuoi fare delle domande a Giorgio o proseguiamo? No, beh, io mi associo a quello che ha appena detto rispetto ai magistrati e aggiungo anche, non dimentichiamoci anche l'importantissimo, preziosissimo apporto da parte della polizia giudiziaria, che è quella che lavora sotto il coordinamento, certo, vero? Che sia polizia, che sia finanza, che siano i carabinieri. E certo, e purtroppo, come hai detto, hai fatto buttato lì un numero su 9.000-8.000, 1.000 sono quelli che... Purtroppo io penso che dipenda anche da una mancanza proprio di stimoli, di voglia, di fare, un po' come in tutte le professioni, perché comunque in pochi sono quelli che, come anche nel giornalismo se vogliamo, certo, interpretano il proprio lavoro come una missione, cioè lo fanno perché sanno di potersi rendere utili alla società e perché hanno gli strumenti per farlo. Noi abbiamo la penna, loro hanno appunto la polizia giudiziaria, hanno le loro conoscenze, hanno il diritto, hanno l'esperienza, però purtroppo c'è anche tanta gente, sono tanti dottori, tanti magistrati che semplicemente non hanno voglia, ed è tristissimo il fatto che, parliamo di Di Matteo per esempio, che dopo un tot di anni tutta questa esperienza per legge, per che cos'è, un regolamento interno alla magistratura, e debba cambiare occupazione, no? Settore di riferimento. Quante volte abbiamo letto sul giornale, per esempio, Di Matteo, che adesso si occupa di che cosa, di verande abusive, di furti, insomma, di reati comuni. E anche questa è un'assurdità dal mio punto di vista. Cioè non puoi gettare le ortiche. Ecco, c'è perché un motivo. No? Sì, certo, non è a caso. C'è una razio, evidentemente c'è una razio, sì, come non tutti è a caso. Questi, anche non è a caso. Però certo è che comunque allora, dopo aver accumulato tanto, il suo posto, il posto di Certuni, non può che essere quello della Direzione Nazionale Antimafia o della Procura, insomma, di livelli superiori in cui continuare a mettere a frutto tutta l'esperienza maturata. Ecco, quindi senz'altro sono d'accordo con questo giudizio. Io, Antonella, la dico una cosa e vi lascio alla mia collega bravissima che vi dirà delle cose importanti. Mi sento, se mi permettete. Pronto? Sì, ti ascoltiamo, Giorgio. No, per evitare di essere frainteso e passare per un campanellista. La mia categoria di giornalisti, di giornalista, a parte la collega che avete per telefono, che è una delle eccezioni del giornalismo, perché è bravissima, e altri. Grazie. E altri, noi siamo piccoli, ma posso citare un Travaglio, un Saverio Lodato, un Peppino Lo Bianco e qualche altro storico giornalista, non solo della lotta alla mafia, ma che ha seguito la storia del nostro paese, purtroppo drammatica. Al di là di questi nomi e altri sicuramente anche giovani giornalisti, la nostra categoria è molto molto più aggredita dall'essere negativi rispetto alla magistratura. Noi siamo la peggiore specie, perché noi siamo lecchini del potere, cioè noi nel senso di categoria. I giornalisti ormai sono solo la voce, il megafono del potere, dell'editore di turno, del leader politico di turno. Guardate Repubblica, il Corriere, che nefandezze, che cose veramente da vomitare. Repubblica, storico giornale antimafia, è diventato il portavoce della mafia, tranne qualche articolo ovviamente di Salvo Palazzolo, di Attilio Bolzoni, portavoce della mafia intesa come politica, non come cosa nostra. E il punto di riferimento
del governo Renzi è diventata Repubblica, il Corriere. Sono cose, i giornali di opposizione non ci sono più, il Fatto Quotidiano forse è una delle ultime voci rimaste, il Manifesto stesso, finanziato da milioni e milioni di euro, che deve fallire sempre e non fallisce mai, a parte qualche titolo molto interessante. Quindi noi la lotta alla mafia è finita anche dal punto di vista del cronista. A Palermo ci sono pochissimi cronisti che seguono i fatti di mafia asetticamente e cercando di dire la verità alle persone. La maggior parte delle penne in Italia sono penne al servizio della mafia. Questo volevo dire per evitare di passare che come se noi giornalisti siamo intoccabili. Per me l'ultima categoria da difendere è proprio quella del giornalismo in Italia. Tutto qua. Concordo, scusa se mi sono intromesso, concordo. Grazie. Quindi adesso ascoltatevi la mia collega, almeno questi giovani giornalisti ci danno una speranza di andare avanti. Un abbraccio a tutti. Grazie Giorgio, buon lavoro a te. Ciao. Grazie. A presto. Ciao, grazie. Ciao. Allora, torniamo a discutere con Luana De Francisco, ricordo giornalista del Messaggero Veneto e coautrice del libro Mafia a Nord-Est. Dunque Luana, quello di cui abbiamo parlato è un fatto, come tu giustamente definivi, estremamente triste per la storia del nostro paese. Avrei voluto fare una domanda a Giorgio, ma purtroppo i tempi sono sempre risicati. La rivolgo a te, considerato che sei coautrice di un libro che ha messo in luce una parte parte degli interessi che la mafia ormai ha radicato a Nord-Est. Ti chiedo, secondo te, il rifiuto di Di Matteo, il rifiuto del trasferimento che Nino Di Matteo ha manifestato lunedì, a chi fa più male? A quella mafia che adesso continuerà a sentire il suo fiato sul collo, o a quello Stato che lo considera un corpo estraneo da espellere con qualunque mezzo? Dio mio, a tutti e due temo, a tutti e due, perché lui appunto l'ha fatto, come ci ha spiegato Giorgio, proprio per fare un segnale, per non mandare un segnale di resa sua personale e istituzionale, no? Lui non intende dare, non intende mollare. Io ci sono, io ho lavorato, io sono un superstite, se vogliamo, perché lui vive sotto scorta dal 1993. Quindi il pericolo che lui sta correndo non è un'esposizione recente, è uno stato di fatto che lo avviluppa da quanti anni, da decenni. Decenni e la sua carriera, come diceva anche Giorgio, non è che abbia fatto questo balzo in avanti strepitoso come forse si sarebbe meritato, ma insomma la meritocrazia sappiamo che è un concetto relativo, e fa male senz'altro a chi sperava finalmente di toglierselo di mezzo, di toglierlo dalla terra dove rappresenta ancora un elemento di disturbo, come avevano rappresentato prima Falcone, Borsellino, Chinnici e tutti gli altri che sappiamo. E rappresenta anche una sorta di sfida, no? Sfida vivente al sistema. Vero è che c'è un processo, l'ennesimo processo ancora aperto, vero che l'ex ministro della DC Calogero Mannino è stato assolto e che nelle motivazioni si dice che non ci sono prove, no? Di quello che è stato finora da lui ipotizzato. Che tutto quello che ha raccontato Ciancimino Junior sono fesserie, quindi vero è che è ancora tutto da dimostrare, no? Non c'è nessuna sentenza, però ci sono tante indagini, c'è tutto questo lavoro che lui ha fatto in tutti questi anni, lui e i suoi collaboratori, e il fatto di voler mantenersi, nonostante lui non neghi di temere per la propria vita, perché sarebbe soltanto un folle, soltanto un incosciente, non riconoscerebbe, no, di correre dei rischi quotidiani,
ogni volta che si muove lui ci si muovono si muove una scorta formata da una decina di guardie del corpo, cioè un apparato gigantesco. Lui è un esempio vivente. Vi dirò che peraltro sono molto contenta perché domani poi ci sarà la conferenza stampa di presentazione ufficiale. Comunque sono uscite delle indiscrezioni in questi giorni rispetto a un festival importante qua del libro che abbiamo in Friuli, Cormons Libri, che si tiene proprio a Cormons, che è il cuore del Coglio goriziano, isontino, e tra gli ospiti, tra i graditissimi, attesissimi ospiti, c'è proprio Nino Di Matteo. E da quello che ho potuto apprendere, colui arriverà, pare che ci sia il 3 dicembre, ma è tutto da confermare, poi domani sarà ufficiale, e incontrerà la mattina delle scuole, poi nel pomeriggio sarà il festival vero e proprio, parlerà dei suoi libri, proprio uno tra l'altro quello che ha scritto con Palazzolo, insieme col giornalista di Repubblica a cui ha accennato anche Giorgio. Quindi sono molto lieta e sicuramente non perderò l'occasione per andare ad ascoltarlo. Il libro da te citato è Collusi. Lo ricordiamo per gli ascoltatori. Quindi è tornato libero il dottor Di Matteo, cioè libero di parlare. Libero di parlare. Pare che avesse avuto un po' di bavaglio fino gli avessero imposto un bavaglio, adesso forse gli è stato un po' tolto, no? C'è stata un'iniziativa dove si chiedeva di comunicare prima ogni tipo di incontro, di conferenza che avesse avuto qualsiasi magistrato all'interno della procura. Credo che questo permesso l'abbia avuto ora, no? Gli sia stato revocato, io non conosco i termini dell'accordo che ha avuto con gli organizzatori, poi probabilmente ci sono tante cose ancora nascoste dal segreto istruttorio che devono essere poi portate nelle varie aule bunker, e quindi probabilmente qualche riserva se la conserverà senz'altro, però anche sufficiente anche soltanto la sua il racconto della sua esperienza, a mio avviso, e delle ipotesi che lui ha formulato finora e tutto quello che ha capito, già di per sé è un pezzo della storia che non è mai stata scritta nei libri di storia che vengono adottati nelle scuole, fondamentale anche perché poi diceva prima, faceva un po' di autocritica, no, della nostra categoria, anche in questo caso mi associo pienamente, perché devo dire che certi temi come quello della mafia, a meno che non si parli delle maxi operazioni con arresti, misure cautelari a decine e decine di 'ndranghetisti, camorristi, mafiosi e via dicendo, che vengono raccontate durante le conferenze stampa dal procuratore capo di questo, di quella procura o di quella direzione distrettuale antimafia, a parte questo di mafia si parla poco, certo, nei canali ufficiali, certo, e tanto invece, per fortuna, come la vostra radio dimostra, come questa radio dimostra, tanto invece per iniziative autonome, singole, di associazioni, penso a Libera ovviamente, penso alle Agende Rosse, e per iniziativa delle scuole. Tante volte sono all'interno delle scuole, si chiamano dei progetti di studio, per esempio è stata un'esperienza molto bella con uno dei due colleghi, con uno dei due coautori. L'anno scorso siamo stati invitati a Pane Quotidiano, la trasmissione di Concita De Gregorio su Rai 3, a parlare del nostro libro, e in quel format era prevista la presenza di un pubblico. Il pubblico era rappresentato da due o tre classi di altrettante scuole di Roma, della capitale. È stata un'esperienza bellissima. I ragazzi avevano letto, in previsione della puntata, avevano letto il libro e hanno posto delle domande che sfido qualsiasi adulto o genitore loro a porre. Cioè, voglio dire che di per sé, a meno che tu non sia appassionato di storie di mafia o comunque di criminalità organizzata e di storia viva, vera di questo paese, poco si sa, poco diffuso. Sappiamo adesso, magari da domani sapremo tutto su Donald Trump, sapremo tutto su sua moglie, sulla nuova First Lady, e invece dei fatti di casa nostra
Magari quelli macroscopici sì, perché tutti quanti abbiamo imparato a conoscere le stragi di Capaci di Via D'Amelio. Magari quello del generale della Chiesa è troppo datato, no? Comincia a diventare troppo datato, faccio per dire, parlo per assurdo, me ne rendo conto, però so che tante persone hanno una scarsissima conoscenza e consapevolezza del problema, figurarsi del problema della trattativa stato-mafia. Dottoressa Luana, quello che dice lei è verissimo, però è anche vero che anche il cittadino meno attento in una nazione come la nostra credo che la viva sulla propria pelle una situazione di condizionamento malavitoso, anzi meglio, mafioso. Il sistema, anche se loro mettono il silenziatore, tranne alcune iniziative e non sono poche quelle delle forze dell'ordine, il sistema credo sia imputridito dalla presenza di una malattia grave come il cancro della mafia, che tutti quanti credo sentano questo odore acre addosso, e lo sento in ogni atto quotidiano che ognuno di noi svolge nella propria attività, lo sente nei rapporti interpersonali, lo vede nei servizi che non funzionano, nelle iniziative che sono condizionate, nei giochi degli appalti, degli acquisti. Insomma, credo che non sia difficile anche per un cittadino meno attento fare considerazioni del genere. Quindi non credo che sia facile per questa gente nascondersi per come va il sistema. Che ne pensa lei? Qui spalanchiamo proprio un portone. E allora, è assolutamente vero, io questo lo sto constatando a conferenza dopo conferenza, incontro dopo incontro, nel senso che la gente arriva numerosa proprio perché percepisce sulla propria terra e sulla propria pelle il senso dell'ingiustizia, fondamentalmente. Solo che purtroppo l'errore in cui molti incorrono è quello di dire che tutto è mafia, o quello è mafioso, no? Etichettare facilmente. Ora, se tutto fosse mafia, niente sarebbe mafia, evidentemente. La mafia, fino a quando non modificheranno il codice di procedura penale, risponde a certe caratteristiche che sono quelle previste dal 416 bis. Ciò però non toglie che, come giustamente dici tu, Ugo, il paese, cioè la storia evolve, il paese, l'economia, la politica evolvono e anche la mafia evolve. E quindi è vero che la mafia è diventata oramai, già lo era prima, adesso più che mai è sistema, perché più che mai, come prima, più di prima, va a braccetto col potere, che non significa necessariamente politica. Potere significa anche poteri altri, che sono quelli economici, entrare in giri nei quali di grossissima economia, macroeconomia, nei quali quelli che gestiscono, no, la parte grossa del denaro, no, non le risorse pubbliche che sono sempre più carenti, gli appalti pubblici che diventano, cioè la torta pubblica che si sta esaurendo e che non basta neanche più per loro, cioè per chi la gestisce. E allora cercano di infilarsi, cioè paradossalmente tante volte sono i mafiosi, quelli di rango alto, che cercano di entrare nei gruppi di potere, nelle cricche, no? Giornalisticamente le chiamiamo in genere le cricche. Ecco, penso alle economie, alle cose alternative, alle paleoliche, no? All'energia, ai grossi business, a quelli che rappresentano i business dell'oggi e del domani, oppure dei grandissimi appalti pubblici. E quello che va oltre, insomma, l'economia mercatista, che può essere invece la richiesta che il mercato fa in continuazione, che sono lo spaccio della droga, che è la manodopera a basso costo e quindi il caporalato, che è naturalmente la gestione dei rifiuti. Ecco, c'è un livello ancora superiore, quello è il sistema, che stritola, che domina tutto e che risulta sempre più impenetrabile. Ora, quello che io colgo parlando con la gente o sentendo la gente è, come dicevi giustamente tu, il disagio di essere esclusi da un sistema che vive di concorrenza sleale, che vive di favoritismi, vive di sistemi di appalto e via dicendo. Questo meccanismo è
un meccanismo che si comincia a evidenziare in maniera sempre più marcata anche nel nord-est, ed è uno degli argomenti che noi portiamo spesso in giro. Perché mi riferisco al tessuto, in questo caso qua, al tessuto di quell'economia formata dalle piccole e medie imprese che caratterizza il Veneto e il Friuli Venezia Giulia in particolare. Cioè, cosa succede? Allora, se le nostre regioni potevano essere in passato interessanti in particolare proprio per la loro ricchezza e quindi per venire a riposizionarsi in terre cosiddette vergini da un punto di vista dell'organizzazione criminale di stampo mafioso e quindi meno aduse, no? anche con controlli meno abituati a riconoscere la criminalità organizzata, con un sistema creditizio che prima del 2008 funzionava ed erogava denaro, con un sistema addirittura viario favorevole agli spostamenti rapidi, no? Cosa che per esempio in una Sicilia manca, che in una Calabria manca. E questa situazione qua vantaggiosa che offre un territorio come il nord-est è venuta a e ricrearsi anche dopo la crisi dell'economia, dopo la crisi di questi piccoli e medi imprenditori. Perché? Proprio perché venendo meno il credito e venendo ad aumentare le situazioni di crisi di liquidità da parte degli imprenditori, e quindi avendo sempre più bisogno di risorse, di denaro, di attingere da qualche parte su denaro per pagare vuoi i fornitori, vuoi gli operai, vuoi l'impiegata, l'imprenditore nordestino ha cominciato a guardare altrove, non trovandolo nei canali tradizionali delle banche, ha cominciato a trovarlo in personaggi in giacca e cravatta, quindi che sotto mentite scoglie, arrivando dalla Calabria o dalla ricca Lombardia, dove nel frattempo si era già trasferito, arrivava con gli assegni pronti per essere staccati oppure i contanti per essere imprestati. Questo è quello che sempre più spesso viene chiamata la mafia chiamata, cioè il mafioso che viene chiamato dall'imprenditore in crisi per subentrare, per offrirgli ciò che altrove non trova, cioè il denaro. Ma è un meccanismo che alla fine finisce per stritolare l'imprenditore, perché è evidente che il mafioso non sarà mai un benefattore, ma semplicemente una persona interessata a subentrare nella gestione, anche sotto forma di socio occulto, nella gestione dell'impresa che sta per, un'impresa decotta, un'impresa che sta per morire. Ma perché? Per avere poi per darsi una facciata pulita, presentabile, e rapportarsi così, sì, in questo modo, con l'amministrazione pubblica, alla quale chiederà un appalto, o con altri imprenditori con i quali entrerà in cordata e via dicendo. Questo è un meccanismo appunto che si sta insinuando anche nel nostro ricco o meno ricco nord-est e che sta inquietando tremendamente non soltanto la popolazione, ma sta facendo alzare le antennine a tutti gli investigatori, che proprio su questo nuovo meccanismo, su questo inquinamento silente del tessuto socio-economico sano, perché il tessuto socio-economico del nord-est, per quanto nero si faccia, per quante cose, reati di tipo fiscale si compiano, comunque sicuramente una cosa è certa, ecco, non siamo la terra madre non siamo la culla delle mafie tradizionali, che invece però cominciano a trovare terreno fertile proprio in questa chiave, quindi sostituirsi e diventare creditori, salvo poi appunto fagocitarti te e tutti i tuoi debiti. Perdonami, la mafia si è praticamente proposta come società di servizi e società finanziaria in grado di sopperire a tutte le mancanze sul territorio, per questo ha avuto facile attecchimento evidentemente. Esattamente, esattamente. Guarda, c'è stata anche un'inchiesta che si è anche già conclusa in Veneto, e si è conclusa 2 o 3 anni fa oramai,
che ruotava attorno a una finta finanziaria Aspide, e il nome dell'inchiesta poi è stato proprio questo, Aspide. Una finta finanziaria, nel senso che in realtà era una società formata da Casalesi, da un gruppo di Casalesi, che prestava denaro a usura. E Mario Crisci, se ci sono appunto veneti che ci ascoltano, senz'altro riconosceranno questo nome. Mario Crisci era il commercialista che era poi anche colui che aveva impiantato questa società in Veneto. E appunto con il passaparola, dai oggi, dai domani, era riuscito ad avere una clientela di imprenditori in crisi superiore alla centinaio di persone, tipo 150 quelli che gli investigatori sono riusciti a diciamo così censire nel corso delle indagini, e tutta gente che appunto a un certo punto si è ritrovata stritolata da questo meccanismo, un meccanismo che era tipicamente mafioso, perché raccontano alcuni testimoni poi durante il processo dibattimentale che ci sono stati momenti di pestaggi anche di imprenditori che non avevano i soldi per restituire in tempo nei termini imposti dai Casalesi per restituire questo denaro. Si vede bene poi peraltro che gli imprenditori che si rivolgevano a Aspide erano assolutamente consapevoli di rivolgersi a una società di stampo criminale, un'organizzazione di stampo criminale. Però sai cosa devi fare? Quello che purtroppo sta succedendo, ci si tocca il naso tra scegliere di vedere fallire la propria azienda e turarsi il naso e prendere denaro da gente sapendo che la provenienza è illecita, di attività illecite, tra le due in molti scelgono la prima opzione, la seconda opzione, cioè li prendo e mi assumo poi tutte le responsabilità del caso. E qui scatta anche un altro meccanismo perverso che si sta verificando, che è quello dell'omertà. L'omertà non tanto per la paura, quanto piuttosto per la cointeressenza. Cointeressenza è un termine che ritorna spesso nel libro Collusi che avete citato poc'anzi, quello appunto scritto da Nino Di Matteo con Palazzolo. La cointeressenza di tutti i soggetti interessati all'affare, il mafioso da una parte, poi l'imprenditore, il colletto bianco, il piccolo amministratore della pubblica amministrazione, eccetera. E tornando all'omertà, guarda caso, questa Aspide, questa attività è venuta a galla perché uno soltanto a un certo punto, dopo aver assistito a un pestaggio, ha detto: io non posso più vedere, assistere a queste cose, non posso più tacere, è andato a denunciarlo, ma chi è? È l'unico che non era veneto. Questo era uno che pare fosse senz'altro meridionale, non mi ricordo quale fosse il suo paese di provenienza, forse la Basilicata, non lo so, anzi della Campania anche lui. E da lui poi sono partite le indagini, hanno messo le microspie, le cimici, eccetera, e quindi sono riusciti a stringere la direzione dell'Istituto Antimafia di Padova, Centro Padova, è riuscita a smantellare questo sistema, proprio che era un sistema a usura. Ti presto, ma poi tu finisci per essere abbracciato dal mio abbraccio letale. Luana, devo rivolgerci una domanda che giunge dalla chat. Anonimo 1548 ti chiede: buonasera, volevo chiedere alla dottoressa se secondo lei non sia il caso di iniziare a distruire gli studenti delle superiori alla tematica della politica italiana, fin troppo oscura nei giovani che la trovano pesante e poco li invoglia a seguirla. La politica italiana in generale? Sì, direi assolutamente di sì, ma sì, la scuola, io non ho figli, quindi ancora ricordo quando 20 anni fa finì l'università e un po' di più, 15 anni fa l'università, insomma, però devo dire che già all'epoca io ho frequentato il liceo classico, quindi una scuola che ripeterei e consiglierei a chiunque, perché è la maestra di ogni ti insegna proprio a vivere, ti insegna a ragionare e quant'altro. Però è anche vero che da tanti punti di vista è lacunosa, appunto l'educazione civica, la storia contemporanea non ci arrivi mai in tempo, ma soprattutto anche la storia della mafia italiana. C'è un bellissimo libro che io consiglio, vediamo se ce l'ho qua sotto mano, comunque di Elia, come si chiama? Comunque c'è un bellissimo libro che parla della storia della mafia in Italia, è edito, è uscito l'anno scorso, ma io ve lo voglio dire il titolo.
aspetta se lo trovo, Storia dell'Italia mafiosa di Isaia Sales, eccola. E dice, fondamentalmente dice che non è, allora, nessuna forma di potere, no? Soprattutto se violenta come la mafia, può affermarsi, consolidarsi e durare tanto a lungo, e quando poi tutti i tentativi di reprimerla sono inefficaci, se non è in relazione permanente con il potere ufficiale, costituito e istituzionale. Questo cosa significa, dice Isaia Sales? Che le mafie non sono state un potere alternativo e che non sono riducibili a storia criminale, ma fanno parte a pieno titolo della storia italiana. Isaia Sales parte dal presupposto che la storia insegnata ai ragazzi nelle scuole è profondamente lacunosa, se non addirittura mistificata per certi versi. Ci sono dei rimandi alla storia nostra, risorgimentale, interessantissimi. Parla per esempio Garibaldi, tutti quanti lo amiamo, l'abbiamo adorato, no? L'abbiamo studiato, ma Sales ci insegna, ci ricorda come Garibaldi, nel conquistare la Sicilia e poi tutto l'ex regno borbonico, fu ampiamente supportato dalle bande di mafiosi, e poi racconta come nell'abbraccio con Napoli ebbe il sostegno della polizia e dei capi Camorra. Cioè, e poi si sofferma molto sulla sinistra storica, De Pretis, poi racconta della riforma agraria e tutte le questioni dei ricchi latifondisti della Sicilia, e finisce col dire come la mafia siciliana fu legittimata nello Stato unitario. Perché? Perché si aveva bisogno della Sicilia, perché lo Stato unitario aveva bisogno della Sicilia e di chi la rappresentava, e chi la rappresentava era sostenuto dai mafiosi. Insomma, sul fatto che la scuola italiana sia lacunosa, si potrebbe fare dedicare un intero ciclo di puntate della trasmissione, secondo me, Antonella. Concordo perfettamente con te, Luana. Ecco, Luana, se faccio una domanda, una considerazione anche ai nostri ascoltatori. Secondo te si potrebbe dire che ci sono tantissime diagnosi e nessuna terapia nei confronti di questo male? Tantissime diagnosi e nessuna terapia. Allora, intanto qualcosa si è fatto, perché allora si va sempre dicendo, no? In tutti questi anni, vi accennavo prima, tutte le conferenze stampa che vengono fatte, perché vengono fatti tanti arresti, tanti personaggi vengono presi, sbattuti in carcere, processati e poi sbattuti in carcere. Ed è vero che l'ala militare della mafia è stata decimata, ed è vero che i grandi capi, Totorina è in carcere, tanti sono diventati collaboratori di giustizia, quindi tanto si è fatto, per cui la strada imboccata è sicuramente, ha portato sicuramente buoni frutti. Poi però, come è venuta a raccontarci qui a Udine tempo fa, proprio il magistrato Caselli, Giancarlo Caselli, che menzionava prima Giorgio, poi però purtroppo cosa succede? Quando a un certo punto si va a sbattere, no? Si arriva ai piani alti di questa attività investigativa, poliziesca, e lì purtroppo ci si arena. E lui mi ha fatto venire la pelle d'oca quando raccontava dell'epoca delle stragi di Palermo e della ripresa che seguì alla stagione delle lenzuola bianche stese a Palermo. Però si dice, a un certo punto, e quindi per loro avevano raggiunto dei risultati straordinari, no? C'erano i pentiti in coda per collaborare, tantissimi ergastoli combinati, no? Gli maxi processi, latitanti arrestati come mai prima. Però dice Caselli, ci ha raccontato, a un certo punto ci imbattemmo nella zona grigia, questa malefica zona grigia, quindi collusioni, coperture, e lui dice, e noi diventiamo gli imputati. Quando cominciamo a sussurrare i nomi di Andreotti, di Dell'Utri, la legalità, e questa, ripeto, è la frase che mi ha fatto venire la pelle d'oca, dice, fu vista come una ciabatta, cioè la uso finché mi conviene e poi la butto via. Quindi tante diagnosi, la terapia c'è, però la terapia poi va a sbattere contro un soffitto di cristallo, cioè va a sbattere.
se non è, sono le radici alla radice, cioè laddove c'è il potere, il problema si ripete, si replica all'infinito. E volevo dire, Luana, scusami se ti interrompo, volevo dire, di fronte a malattie così gravi, di solito si smette di usare l'aspirina, magari si fanno terapie più energiche e se non addirittura quelle chirurgiche. La domanda che ti ponevo è stata monca, ma presenta un successivo che ti faccio ora. Di fronte a queste malattie gravi servono delle persone molto preparate, chirurghi preparati. Siamo in grado di avere questi chirurghi, di intervenire in questa maniera? Perché sappiamo che il male è quello che è, ma ci servono dei bravi operatori. Certo, servono 100, 1000 di Matteo, Caselli e i pochi nomi altri che conosciamo. Servono loro, certo, però bisogna farli lavorare, bisogna permetterglielo di continuare a lavorare. Sempre lì è il cane che si mangia la coda. Poi sì, senz'altro possiamo discutere sulla preparazione dei magistrati, sicuramente, per esempio i magistrati nostri della Friuli Venezia Giulia che si occupano di antimafia. Mi ha raccontato uno in particolare che era appena rientrato da una riunione a Catanzaro con i suoi colleghi per un'inchiesta che stanno conducendo insieme, e disse: mamma mia, sono rimasto senza parole, cioè hanno una velocità, una capacità di intuizione, di percezione del problema e di operativa, una capacità operativa che noi ci sogniamo. Noi siamo sì, ministeriali in questo, siamo dinosaurici, ma perché? Perché manca l'esperienza, manca la competenza. Sicuramente il Nord è in ritardo rispetto a questo, ma per un mero fatto statistico, no? Perché le cose sono successe di più giù che non qui da cos'è, dal 2010 che comincia, 2009-2010 che ci sono le maxi inchieste. Quindi la preparazione poi la si può implementare semplicemente, secondo me, in forza degli scambi cultural investigativi, ecco. Però poi bisogna lasciarli lavorare, bisogna farli lavorare. Bisogna anche un po' per togliere il terreno da sotto i piedi, preparando comunque un tessuto sociale diverso da quello che c'è oggi, un tessuto sociale in grado anche di rifiutare il facile aiuto, perché io comprendo che è dolorosissimo per un imprenditore che ha lavorato tutta la vita vedere andare tutto gambe all'aria perché magari non giustamente supportato dallo Stato, da un'economia veramente strozzina, perché non dimentichiamo che le banche con i loro tassi rasentano lo strozzinaggio, per cui comprendo, ma bisogna avere tante volte il coraggio di dire no e portare a far emergere realtà di questo tipo, come hai fatto tu con i tuoi colleghi con la vostra inchiesta. Ricordo il titolo del libro, che è Mafia Nord-Est, della quale tu sei coautrice. Vogliamo ricordare anche il nome degli altri autori, Luana? Certo, sì, sono Ugo Di Nello, che è veneto, e Giampiero Rossi, che lavora invece a Milano, che è il Corriere della Sera a Milano. Ecco, quindi un'ampia prospettiva viene fornita da questa inchiesta. Sono le 23:08, noi dobbiamo necessariamente chiudere. Grazie Luana, noi speriamo di poter dare il via ad una collaborazione con te per le nostre trasmissioni, che sia Osservatorio Antimafia a spazio aperto. Speriamo di poterti avere con noi ancora in futuro. Grazie, è veramente un piacere, è molto interessante anche. Ci risentiremo presto. Grazie di essere stata con me questa sera e buon lavoro personalmente. Grazie a voi, buonanotte. Buonanotte, Luana. E non so se Massimo ha delle veloci news da darci. Sì, ce n'è una, prima però volevo appunto sottolineare un particolare. Parlavate di media che spesso mancano nel parlare di questi magistrati in prima linea. Io ricordo sempre, perché è veramente palese e significativo, insomma, altresì significativo il fatto che quando è venuto Antonino Di Matteo a Venezia non c'era nessuna testata giornalistica. Ecco, io questo, cioè, veramente c'eravamo solamente noi come Radio Science TV, Pianeta Oggi, e da lì, diciamo, la rappresentanza di alcune televisioni terrestri.
Detto questo, ricordo che appunto... È la stessa cosa a cui abbiamo assistito noi, Massimo, scusami se entro a gamba tesa, quando Nino Di Matteo è stato qui a Bari presso la nostra università per una conferenza pubblica. Non c'era alcun rappresentante della informazione istituzionale, diciamo così. Scusami, Massimo. No, tranquilla, anzi ti ringrazio di questa ulteriore informazione che va appunto a confermare questa mancanza veramente grave, visto che poi questi giornalisti fanno anche dei corsi, dovrebbero appunto funzionare questi corsi, cioè in queste occasioni che sono veramente importanti, delicate anche, perché sappiamo Nino Di Matteo che è praticamente... lì in pericolo, cioè è bene che ci siano le persone attorno, soprattutto le testate, i giornalisti, che si parli di questo magistrato, e invece così vuol dire isolarlo e quindi lo si espone al rischio. Quindi io guarda Antonella, spero che non si ripetano le situazioni di Salvatore Borsellino e Giovanni Falcone, ma guarda, dovesse capitare, qui ci sono delle responsabilità ben precise anche di chi non è stato vicino a Nino Di Matteo con il suo lavoro, perché quel lavoro lì, il lavoro di giornalista, prevede anche giusto essere portare alla gente le notizie di a che punto è la mafia, a che punto è la lotta contro la mafia, quindi essere presenti nelle conferenze quando ci sono questi magistrati, dare a loro la parola, la voce, amplificarla in più testate, in più televisioni, eccetera. Quindi voglio dire, ecco, la mancanza dei giornalisti di fronte a queste occasioni, a questi incontri, è molto grave. Alle 23:11 andiamo con le notizie, dunque parliamo dei nostri amici connazionali che vivono nella vicina regione dell'Istria. Ci arriva una notizia dall'Unione Italiana, che come sapete noi abbiamo intrapreso una collaborazione sia pianetaoggitv.net che anche il circuito Radio Science. Potete infatti vedere su queste emittenti online alcune informazioni che ci provengono dai nostri connazionali, che ci provengono dall'Istria. Dunque, questo spazio l'abbiamo intitolato Istria Oggi. Ecco, come sta vivendo i nostri connazionali, perché è brutto dire minoranza italiana, come stanno vivendo i nostri connazionali in Istria oggi. I mass media che hanno, ricordiamo la televisione di Capodistria, che è sempre entrata in Italia con una programmazione che ha da insegnare ai media italiani, e mi fermo qua. Dunque, a Lubiana c'è stata una riunione straordinaria con la RTV di Slovenia. Vediamo di fare un po' una sintesi su questo articolo. Dunque, ha avuto luogo lunedì scorso a Lubiana, presso la sede della radiotelevisione di Slovenia, la quarta sessione straordinaria del CDA, Consiglio di Programma, per affrontare le problematiche del finanziamento dei programmi italiani di RTV Capodistria per il 2017. Alla riunione ha partecipato anche Maurizio Tremul, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, nella sua veste di rappresentante della comunità nazionale italiana in Slovenia, il quale è stato informato dal direttore generale Marco Figli, dal presidente del consiglio di programma e del comitato di sorveglianza della RTV di Slovenia, rispettivamente. Dunque è stato informato dell'incontro con il ministro della cultura sulla strategia della Repubblica di Slovenia nel campo dei media per il periodo 2017-2025. Si tratta di una strategia ancora ampiamente insoddisfacente per quanto riguarda la posizione e il ruolo futuro della RTV di Slovenia, e in questo quadro anche dei programmi RTV per le comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. È stato quindi deciso di incaricare la preposta commissione della RTV di Slovenia per la strategia dei media in Slovenia, di preparare
per la prossima riunione del CDA della RTV di Slovenia una posizione al riguardo e una proposta di delibera. Per quanto riguarda il piano della RTV di Slovenia per il 2017, il centro regionale RTV Capodistria dovrà subire una riduzione del personale proporzionalmente più elevato di altre unità organizzative dell'ente radiotelevisivo pubblico. Al termine, il CDA, Consiglio di Programma della RTV di Slovenia, ha assunto varie decisioni su tutte comunque riconducibili a quella di incaricare la dirigenza dell'ente di rivedere il piano per il 2017 tenendo conto di tutte le considerazioni, critiche e proposte emerse durante la sessione. Ancora notizia rapidamente. Dunque, Holland, ritorniamo sempre negli Stati Uniti, Holland dice a Trump di avviare presto un dialogo. Il presidente francese ha inviato una lettera di congratulazioni al neoeletto presidente USA Donald Trump. Holland invita Trump ad avviare presto il dialogo. In gioco c'è la pace, la lotta al terrorismo, la situazione in Medio Oriente, le relazioni economiche, la salvaguardia del pianeta. Holland apprezza il messaggio di Trump all'unità e alla riconciliazione dopo una campagna spesso brutale e parla di sfide comuni cui dare risposte per superare le paure nel rispetto dei principi, dei principi fondatori di democrazia e libertà. Sono le 23:16, vediamo se abbiamo qualche ultima ora in arrivo. Dunque, no, al momento non c'è nulla. Volevo vedere anche una testata, ma fa fatica ad aprirsi. Dunque, beh, allora concludiamo con rimaniamo in tema andando sulla nostra testata pianetaoggitv.net. A taglio primissimo abbiamo la notizia, abbiamo dato, che ci proviene dall'Unione Italiana. Poi a seguire uno speciale elezioni USA curato da Pandora TV. Poi a seguire ancora ci sono altri comunicati informativi molto importanti, tra cui vi segnalo l'Eco Istituto Italiano di Mestre che informa i cittadini su alcune interessanti iniziative sempre a tutela dell'ambiente. C'è anche l'associazione animalisti che sta andando avanti con molte manifestazioni sempre a tutela degli animali. Prossimamente, Antonella, ci saranno novità in questo senso che ti vorrei anche segnalare. E poi seguire il settimanale Pianeta Oggi Report, quello che viene in onda anche sulle televisioni interregionali terrestri e emittenti radiofoniche in FM stereo, Pianeta Oggi Reporter. In questo caso si parla di tutela, sempre di tutela dell'ambiente. Ricordo che da questa sera il settimanale andrà in onda anche su una nuova emittente che diciamo è di copertura seminazionale denominata Prima Free di Rovigo. Tra altre cose ricordo che è appena terminato la messa in onda anche su Video Telecarnia sulla frequenza 690 da Piancavallo per tutto il nord-est d'Italia, dove abbiamo trasmesso proprio una, c'erano diverse interviste di cui una a Giorgio Bongiovanni che prima avevate appunto come ospite. Insomma, stiamo creando questa insieme a Rosario Moreno, Pianeta Oggi TV, Radio Sars, una nuova rete mediatica per amplificare con le nuove tecnologie per amplificare un messaggio a tutela della vita, tutela della vita del pianeta. Alle 23:18 non ho altro da aggiungere, vi restituisco la linea per la chiusura. Signore e signori, buonanotte. Grazie a Massimo Bonella, salutiamo rapidamente tutti i nostri ascoltatori, vi ringraziamo per averci seguiti fino a quest'ora, grazie a Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. E ringraziamo ancora Luana De Francisco e diamo a tutti quanti appuntamento a mercoledì prossimo alle 22 per un nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci.